Allora, siamo con Carlotta Cosolo alla 23esima edizione di Voci nell'Ombra. Carlotta è qui per il premio SIAE che dal 2015 insieme a Voci nell'Ombra porta avanti una politica di sostegno a favore dei giovani adattatori. Cosa vuol dire per te ricevere questo premio? Beh, sicuramente è letteralmente un premio alla fatica che si fa a portare avanti un lavoro che spesso rimane un po' all'ombra dell'ombra, poi, perché comunque gli adattatori fanno un lavoro precedente a quello della sala che non sempre viene tanto riconosciuto, e il fatto che questo avvenga e venga soprattutto nei confronti dei giovani mi fa un grande piacere e mi sento sicuramente onorata di questo. Quindi cosa vogliamo, quali ringraziamenti vogliamo trasmettere a SIAE per questo premio al festival, appunto? Ma il ringraziamento più grande secondo me è di dare voce un po' agli adattatori, di metterli un po' in luce rispetto al fatto che è un ruolo un po' messo da parte, però è un ruolo fondamentale in verità per quello che è poi tutta la lavorazione che viene fatta dai doppiatori, dai direttori e tutti coloro che prendono il copione e ne fanno buon uso. Quindi è questo. E quali sono gli altri lavori realizzati in passato? Ma io ho lavorato a diverse serie, fra cui La Regina degli Scacchi, tutte le serie della Marvel, e Star Trek, Picard in particolare. Ce n'è qualcuno che ti è rimasta più impressa per difficoltà o per particolarità? Allora, per difficoltà un po' tutti, io trovo che sia tutto molto difficile sempre, perché comunque bisognerebbe essere onniscienti per non trovare difficoltà nel tradurre, ad adattare cose che hanno sempre argomenti diversi, tecnicismi diversi. La Regina degli Scacchi è stata sicuramente difficile dal punto di vista tecnico, proprio della cronaca delle partite di scacchi, che è una cosa tra l'altro che cambia molto dall'inglese all'italiano, e quindi quella è stata una difficoltà. Poi per esempio ho trovato decisamente un po' di difficoltà anche nelle serie Marvel, dal punto di vista insomma, quando si lavora a qualcosa che ha una fan base molto solida, come può essere Marvel o come può essere Star Trek anche, la paura è tanta, certo. E quindi bisogna fare molta attenzione, quindi anche la difficoltà della portata di quello che si sta facendo e di come reagiranno poi le persone che lo andranno a vedere. Bene, per ultimo una domanda che penso ti facciano in molti: cosa vuol dire avere la figura di tuo papà, diciamo, Carlo Cosolo, un grandissimo personaggio nel mondo del doppiaggio, cosa vuol dire per te? Allora, per me vuol dire intanto avere un grande papà, perché papà è un grande papà, e vuol dire avere un'asticella molto alta, non voler deludere in primis lui e poi tutti gli altri, e portare avanti quello che lui ha costruito in così tanti anni di carriera, rendendogli onore, è una cosa che mi fa piacere. Per il momento sto riuscendo, non dico a portare avanti, ma a non fargli fare figuracce perlomeno, quindi è già qualcosa questo. E quindi questo, ecco. Grazie mille. Grazie mille, buona serata.